Un po' per tradizione, noi frati cappuccini, già dalle origini, abbiamo una maniera di pregare che si chiama affettiva, perché un po' abbiamo questa caratteristica, insomma, andiamo a ricercare di un po' ritrovare l'emozione che c'era in un determinato momento del Vangelo, perché questo ci può aiutare poi a contemplare meglio le cose che accadono. E dovendo fare questo, in questo contesto, veramente ci si accorge che il giro di emozioni è fortissimo, perché si ha una cena, come tante se ne fanno nella vita, però c'è qualcosa di diverso, appunto perché viene detta l'ultima. E quando le cose si fanno le ultime, vengono affrontate con un animo molto diverso. Un animo molto molto diverso, non con la banalità, non con la scontatezza, ma con il gusto della preziosità, anche se sono tinte di un po' di nero, perché qui c'è una sofferenza imminente e per quanto Gesù l'abbia detto tante volte, per quanto i discepoli abbiano in un certo senso evitato di digerire quella verità, adesso si è fatta imminente e non può essere eliminata girando il volto dall'altra parte. Le parole di Gesù sono dure, qualcuno tra voi mi tradirà. E in un gruppo di persone che si vogliono bene, che sono cresciute insieme, si sono volute bene, che si sono dovute fidare e che adesso ancora di più dovranno fidarsi le une delle altre. Queste parole pesano. Dico questo perché c'è una seconda parte, però, del discorso, in cui a un certo punto Giuda esce, perché aveva già in cuore di fare ciò che doveva fare. E quando lui va via, il Vangelo che abbiamo letto inizia così, Gesù cambia, in un certo senso, modo di parlare, come se stesse aspettando di ritornare in un ambiente fidato, in un ambiente di persone che lo seguivano. Evidentemente aveva qualcosa di molto importante da dire. E inizia a parlare. E man mano usa un termine bellissimo. Chiama i suoi discepoli figlioli, abbiamo in questa traduzione, ma il greco originale nella parola tecnia usata solamente qui è figlioletti. Una parola bellissima. Figlioletti. Quella parola che è carica dell'affetto di un padre, ma anche della tenerezza di chi si rivolge a qualcuno di cui ha colto la fragilità. E lo fa in una maniera tale da non umiliare, no, ma da fare sentire un amore presente. Ancora per poco sono con voi. Mi cercherete. Ma per il momento, dove vado io, voi non potete venire. E poi continua. Vi do un comandamento nuovo. Attenzione, cosa sarà? Che vi amiate gli uni gli altri. Beh, forse poteva esserci qualche piccola sorpresa, no? Però fin qui, scusate se lo dico così, ma già sentito, no? Dov'è la novità? Vi do un comandamento nuovo, che vi amiate gli uni gli altri. Come io ho amato voi. Amarsi gli uni gli altri era qualcosa di già visto, già risaputo, già assimilato dall'umanità. E diceva la legge, e Gesù lo conferma poi in varie situazioni, ama il prossimo tuo come te stesso. È un invito che noi tante volte facciamo, ma poniamo un limite a questo amore e prendiamo come riferimento l'amore che noi, diciamo, nutriamo per noi stessi. Ecco, quella è la misura. Quella è la misura dell'amore che possiamo
arrivare a provare per qualcun altro. E qui abbiamo questa grande novità. A questi figlioletti viene data una nuova visione. Il riferimento è un altro, adesso. Amatevi gli uni gli altri non come amate voi stessi, ma come avete visto che io ho fatto. E non solo, come vedrete che io farò. Loro avevano appena visto il loro maestro e avevano già capito che era Dio e ci credevano. Avevano visto il loro maestro chinarsi fino alla loro sporcizia, fino alla loro vergogna, varcare il limite anche del loro pudore, quasi con un po' di arroganza paterna, diciamo così. No, adesso devo mettere io le mani qui. Come di un dottore che vede una ferita che sanguina e ci si butta sopra, fa niente se il malato in quel momento magari non è d'accordo, perché può succedere anche questo. Io ti devo curare. Pietro si rifiuta, abbiamo visto. Pietro, ma se tu ti rifiuti, con me non ci sarà la comunione. Allora sì, Signore. Allora avevano visto Dio, che fino a quel momento era considerato da loro come colui che non puoi neanche vedere in faccia, altrimenti muori, come quello che si è chinato, e non solo non sei morto, sei nato alla vita vera. Come replicare quell'amore? Come riuscire a portarlo avanti? Questa è la domanda di noi cristiani. Perché continua Gesù, come io ho amato voi così, amatevi anche voi gli uni gli altri. Da questo tutti sapranno che siete miei discepoli, se avrete amore gli uni per gli altri. E tutto questo amore, amore, amore è un ripetersi del verbo agapao, di quell'amore particolare che viene dall'alto e ritorna dall'altro, un amore donato. Un amore che viene da Dio, dalla Trinità stessa, al quale noi partecipiamo e che possiamo ridonare. Sembra una poesia detta così. Se non che c'è un dettaglio molto importante, da questo tutti sapranno che siete miei discepoli, se vi amerete. Allora qui Gesù fa una cosa molto interessante. Noi possiamo dire come cristiani di avere sì dei simboli distintivi, ma è Gesù qui che indica quello che vale. Possiamo metterci i crocifissi al collo, possiamo andare la domenica alla celebrazione eucaristica, possiamo fare tutti questi riti, ma stranamente Gesù non ha detto vi riconosceranno dal fatto che andrete a messa. Gesù non ha detto vi riconosceranno dal fatto che avrete una croce al collo. O insomma, abbiamo capito, potrei fare altri esempi. Ha detto vi riconosceranno dalla maniera in cui vi amerete, così come io ho fatto. Ed è importante distinguersi. Pensate voi a una partita di calcio, se le due squadre opposte non avessero le maglie diverse, sarebbe una confusione, sarebbe difficile proprio giocare la partita. Sarebbe difficile per i tifosi a casa capire se la propria squadra sta vincendo o meno. Allora, Gesù qui è come se ci avesse donato una divisa da cristiani e ci ha detto, amatevi, perché così sarete la bellezza che cambierà il mondo. Questo dovrebbe provocarci a tal punto da rimanere un po' storditi, carissimi, un po' storditi, perché fino ad oggi magari abbiamo pensato che il cristianesimo potesse esaurirsi nelle cose che noi facciamo e non nelle relazioni che viviamo. E quindi domandiamocelo, ma chi ci vede? Lo vede questo amore che assomiglia a quello di Cristo? In noi, nelle nostre comunità, non voglio essere disfattista, ma io sono sicuro che l'accento su questo noi lo poniamo troppe poche volte. E Gesù non ci dice questo perché, attenzione, potrebbe essere vissuto così, perché tra di noi poi ci trattiamo in maniera speciale. E magari uno inizia pure a dire, allora
se quello è cristiano, io l'ho capito, gli spiano la strada, perché è cristiano, allora questo è la mafia, no? Non è questo che vuole Gesù, dire allora io sono gentile con uno che è cristiano, con l'altro no. Anzi, vediamo l'esempio di Madre Teresa, che proprio con coloro che non avevano la fede cristiana, proprio lì lei andava a portare la dignità della creatura umana, dove non poteva essere vissuta altrimenti. No, non è questo. Ma riassaporiamo il gusto delle relazioni, perché del gusto delle relazioni è poi fatta l'Eucaristia, che è una questione di comunità che si raduna a celebrare. È iniziata così. Nelle famiglie si riunivano e spezzavano il pane. Tutto il resto è venuto dopo, è stato un approfondimento, a volte anche un appesantimento, ma oggi dobbiamo tornare alla radice, dobbiamo tornare a quella cena e dobbiamo tornare a questo comandamento, amatevi, dove l'amore non è un qualcosa di passionale, l'amore è una scelta che arriva da un esempio concreto che abbiamo visto e non possiamo dire di no, e che si esprime nella sua maniera massima, nel dare la vita. Io ti amo se scelgo di dare la mia vita per te. E qui il gioco diventa da cristiani. Qui il gioco diventa da cristiani. E qui diventa l'Eucaristia. Quello che noi stiamo contemplando oggi non è un pezzo di pane che per una magia è diventato qualcosa di più di un pezzo di pane. Non stiamo contemplando un amuleto che è diventato potente e portatore di chissà quali energie perché diviene presenza di Dio. Attenzione, noi stiamo contemplando la presenza di Dio nel mondo. È una presenza di Dio nel mondo che si rivela soprattutto da ciò che avete fatto anche al più piccolo dei miei fratelli, lo avete fatto a me, ciò che non l'avete fatto. Non l'avete fatto a me. Veniamo da una pandemia che pochi anni fa ci ha impedito di celebrare la Pasqua, ci ha impedito di ricevere l'Eucaristia. Ed è stato un momento che ha permesso anche, non lo so, noi che viviamo da quest'altra parte dell'altare, di vedere tanto di come l'Eucaristia è percepita, di come anche il rito della messa è vissuto, e di capire veramente se c'è questa comunione di fondo e la comprensione di ciò che l'Eucaristia sia. Fratelli, molti hanno camminato con Dio, molti, lo dico, mi hanno ferito. Ed è uno sfogo che io faccio qui con voi, permettendomi la confidenza di questa cena intima di cui è stato detto qualcosa di bello, ma anche qualcosa che ci ha dovuto provocare. Non vado oltre, ma l'Eucaristia è questione di Chiesa, l'Eucaristia è questione di comunione, non di un boccone che io ingoio, perché quello è stato capace di ingoiarlo anche Giuda. Allora apriamo gli occhi quando ci avviciniamo all'altare, facciamolo nella pace, nell'amore verso la Chiesa e nell'obbedienza alle indicazioni che ci vengono date. Perché l'amore si vede dall'obbedienza. Cristo imparò l'obbedienza da ciò che patì, ci dice la parola. E magari era una cosa che lo distruggeva a quel momento, ma l'orizzonte di salvezza che si è aperto è stato molto più grande. Allora non riduciamo l'Eucaristia a quello che noi ne abbiamo capito. Fidiamoci della Chiesa quando ce ne parla e ci dice che c'è qualcosa di più grande. Soprattutto viviamola come comunità. Quando celebriamo, ascoltiamo la parola e guardiamoci negli occhi uno accanto all'altro, rispettando la dignità dell'altro, la salute dell'altro, la guida dell'altro. Ascolteremo ancora come San Francesco, come anche Padre Pio vivevano l'Eucaristia e come quanto questo fosse importante per loro. Ma quello che vorrei voi viveste oggi è proprio questo, una speranza che si riaccende, di una grande bellezza della quale noi siamo custodi. E che forse ce la perdiamo per strada perché è più comodo fare tutto da soli, no?
che non ci sazia avere una grande devozione fatta di riti che noi scegliamo, perché quella non ci salverà. Anzi, a volte è rivestita di grandi pericoli. Inchiniamoci davanti a Gesù, ma da fratelli, da figlioletti, e ricordiamoci che siamo piccoli, ricordiamoci che siamo fragili e che la nostra forza è quando veramente tutti ci diamo la mano. Allora, quando incontriamo un altro fratello che è cristiano, ricordiamoci che per lui abbiamo e dobbiamo lo stesso amore di Cristo. Lì è la nostra fede, non negli altri gesti, perché gli altri gesti senza questo possono essere ipocriti. La nostra fede sia nell'incontro con l'altro, sia nell'ascolto dell'altro, dell'accoglienza dell'altro, e facciamolo vedere a questo mondo che noi non facciamo leggi, non facciamo precetti, ma facciamogli vedere che nella concretezza abbiamo scoperto qualcosa di grande che non ci ha resi giudici del mondo, ci ha resi coloro che si chinano a lavare i piedi, che bellezza, non giudici del mondo, ma coloro che si chinano a lavare i piedi, questa è Eucaristia.